Noi con Repubblica abbiamo voluto fare un focus che raccontasse il mondo del vino al femminile, non raccontando la produzione in senso stretto, ma le storie che ci sono dietro le donne che poi effettivamente portano sulle nostre tavole questi vini. Come una politica giusta può aiutare le donne ad emergere, non solo nel mondo del vino, ma in generale nel mondo dell'agricoltura, nel mondo dell'impresa? Io sono assessore al turismo e alle pari opportunità, quindi siamo qui al Vinitaly con il presidente Zingaretti e con l'Arsial per ovviamente promuovere tutto quello che è la grande capacità del Lazio e di tutti i suoi prodotti, della grande ricchezza del territorio, dei territori, del bello del Lazio, ma soprattutto anche appunto per testimoniare questo connubio. Credo che sia forse tra l'altro uno dei pochi in Italia ad aver unito appunto le deleghe di turismo e pari opportunità. Nel Lazio abbiamo, come testimoniate voi nel vostro volume, delle esperienze incredibili di professioniste veramente affermate, importanti, che raccontano e che portano avanti un'esperienza di donne, di esperienze al femminile che sono un esempio e che ovviamente noi vogliamo prendere a modello. Dobbiamo fare un lavoro importante. Nella nostra regione l'assessorato alle pari opportunità è un assessorato nuovo, stiamo costruendo di fatto tutta la struttura amministrativa per supportare l'azione che vogliamo dare, e quindi nei prossimi mesi abbiamo bisogno davvero dell'aiuto di tutti quanti e anche e fondamentalmente di esperienze di questo tipo. Ecco, lei crede che c'è effettivamente un modo femminile di fare vino, ma anche di fare impresa? Sicuramente. C'è un modo di fare vino, c'è un modo di fare impresa, c'è un modo di fare economia, c'è un modo di fare ricchezza, c'è un modo di riuscire a promuovere i propri territori al femminile, ed è un modo che tiene ogni giorno conto di tutte le difficoltà con cui le donne hanno a che fare ogni giorno, della grande capacità e la grande visione soprattutto del femminile al femminile. Credo che sia la grande forza che c'è dietro questo. Ecco, dal punto di vista invece del turismo, quanto può essere importante per un territorio come il Lazio, una guida che racconti le eccellenze in un settore così specifico? Beh, appunto, è molto importante. Noi siamo un territorio che piano piano sta capendo la grande ricchezza e la grande potenzialità del proprio territorio. Diciamo che in questi anni piano piano i cittadini del Lazio, ma direi i cittadini italiani, si stanno rendendo conto sempre di più della grande potenzialità, delle bellezze del proprio territorio. Si stanno tornando un po' a innamorare del proprio territorio e del proprio paese, diciamo così. Anche grazie appunto a esperienze incredibili come quelle che vengono raccontate in questo libro delle imprenditrici al femminile.